Ok, poi chiedo ad Angelo e a Giuliano ovviamente di intervenire. Allora, la prima cosa che vi voglio dire, visto che poi dopo lascio, ovviamente dopo che abbiamo parlato noi, sarà Michele a chiudere, penso, questa giornata. Allora, la prima cosa che voglio dire è così, che vi voglio bene, perché vi voglio bene, perché noi ricercatori, tante volte, e penso che Giuliano e Angelo condividano, il nostro lavoro è un po' un cammino nel deserto, cioè nel senso che tu hai una visione, stai davanti o a studiare i tuoi suoli, o a scrivere i codici, o a studiare proprietà idrologiche, e il fatto di percepire in questi due giri di tavolo un tale interesse, perché è palese che pure se siete solamente pochi, però state su dei pezzi importanti e quindi esprimete questa attenzione, questo è molto importante e ci dà sicuramente forza, perché diciamo la verità è anche un cammino nel deserto dal punto di vista della ricerca, perché diciamo in realtà non c'è tutta questa valangata di gente che è disposta ad affrontare il costo che noi stiamo affrontando per traslare le nostre ricerche su questi approcci operativi via web, eccetera, perché diciamo non hanno marketing particolare e sono molto pensati con una visione diversa. Quindi per noi il progetto H2020 non è tanto un Horizon 2020, ma è una visione, come Michele sa, d'altra parte Michele diciamo è pienamente coinvolto e consapevole proprio perché c'è l'idea, vediamo se riusciamo a gestire un poco meglio questi benedetti, diciamo, i nostri territori, a tutelarli. Allora, vado molto schematicamente, sono 11 punti che avete sollevato. Allora, il primo che è importante è quello che ha detto Angelo quando ha fatto parlare dell'FMIS, cioè la possibilità di inserire i tuoi dati, ad esempio i dati del suolo, no? Io faccio le analisi, i dati certificati. Questo è molto importante stigmatizzarlo perché oggi, come succede in tantissime regioni, moltissime analisi dei suoli sono poi perse. Io le faccio per la fertilizzazione, dopodiché queste analisi, semmai in cartaceo, eccetera, al di là che molte sono pure discutibili di qualità, però sono perse. Cioè, c'è un'entropia nel sistema pazzesco, mentre invece un sistema del genere avrebbe il vantaggio di in qualche modo acquisire queste, poi andrò sull'aggiornamento dei dati, acquisire queste informazioni. Quindi l'idea è che via via far crescere nel tempo, in base agli investimenti anche dei singoli agricoltori, pianificatori, eccetera, un sistema di conoscenza dei suoli che chiaramente è un parametro maledettamente costoso perché non c'è immagine telerilevata che ti dica cosa c'hai sotto i piedi, insomma, questa è la grande difficoltà ovviamente che non vi sfugge. È stato da Medeo accennato all'importanza rispetto alle politiche driven in qualche modo, sì, il nostro sistema è così. C'è un aspetto importante di cui prenderci cura collegato a questo, a Medeo a tutti, che è già stato sollevato, però lo voglio declinare in maniera diversa, la formazione. La formazione anche di chi è negli enti territoriali e deve usare queste strumentazioni. Nessuno. Cioè noi possiamo pure fare il sistema migliore, ma se non costruiamo una filiera che accoglie questi sistemi, non ce la facciamo, perché anche il miglior funzionario poi non ha, sì, che guarda semmai un piano e fa le pulci, eccetera, però rimane una cosa così isolata. E qua siamo a zero, quindi diciamo, io spero, e mi rivolgo a Michele, visto che siamo all'inizio del progetto, specialmente quando inizieremo a avere dei tool, anche immaginare cosa costruire, per ognuno di noi ci potrebbe pensare, che filiera. Sia nella formazione, banalmente, che significa imparare a usare la diciamo, piattaforma, che sarà quanto più user friendly possibile, ma in realtà quello non basta, perché diciamo, se rimane l'iniziativa di un funzionario scollegata a tutto il resto, e questo riguarda su questo tema, l'INU è molto interessata, faremo una tavola rotonda a Napoli a dicembre, proprio dedicata a questo. Quindi è importante perché va vista in maniera molto più integrata. E ora mi riferisco, cioè questo riguarda tutti, riguarda anche ISPRA ad esempio, cioè riguarda costruire un terreno fertile perché possa accogliere, ovviamente la metafora mi viene bene, possa accogliere questo strumento. La gestione per le aziende, mi riferisco a Claudio e anche Paolo che hanno, vi chiamo per nome, diciamo, accennato all'importanza dello strumento per le aziende. Sì,
Chiaramente al momento la parte agricola, e questo secondo me è una cosa di cui prenderci cura, la parte agricola è molto declinata in Regione Campania, non del resto d'Italia, ma ci farebbe assai piacere se appunto, diciamo, potesse essere usato lo strumento, ad esempio per la parte viticola o olivicola da qualche altra parte. Quindi ci porremo il problema se siamo in grado di darvi qualcosa in più che riguarda, per quello che possiamo fare, che non è la parte dinamica che, di cui abbiamo parlato, però una parte statica che però nella pianificazione olivicola e viticola può essere molto importante anche per rivendicare le specificità dei territori. Quindi questo potrebbe essere interessante, non so se Paolante sta qua, Massimo, anche questo perché si potrebbero inserire, voi conoscete così bene i SUL, insomma, di queste regioni, quindi si potrebbe anche costruire una complicità legato a questo, perché chiaramente la componente vitivinicola-olivicola è estremamente collegata, scusate, estremamente collegata ai suoli, quindi ovviamente possiamo ragionarci assolutamente. Sul cambio climatico lascio la parola ad Angelo, però finisco prima io, poi le sinergie con altri life, assolutamente sì, anzi noi speravamo che, non so, sapevamo che c'era un'altra domanda. Non è andata, mi dispiace molto perché ci confidavamo in verità e cerchiamo di assolutamente, ci fa piacere lavorare insieme. Sull'aggiornamento dei dati, tra un attimo lascio la parola a Giuliano, ma è un nostro cruccio che è collegato a quello che abbiamo detto prima, cioè di avere il basso costo di aggiornamento, di inserimento di nuovi dati, però questo richiede approcci tecnologici importanti. Dati socio-economici, ora mi riferisco al tuo intervento, diciamo, i dati socio-economici noi li abbiamo e cercheremo di usarli al massimo. Il grosso problema, come ho detto prima, è l'aggregazione, cioè gli edifici non utilizzati li abbiamo già mappati su tutto il territorio nazionale, ma il dato è comunale. Stiamo cercando con Eurostat di averlo per tutta Europa. E non ci stiamo riuscendo, adesso e molto probabilmente non ci riusciremo. Però quel dato comunale avrebbe tutto un altro sapore se io lo potessi spalmare sul territorio. Poi per fatti data privacy posso, la piattaforma la posso gestire in modo da non creare problemi a un'identificazione, però questo dato non lo abbiamo. E quindi siamo costretti, come tutti i dati socio-economici, lo spopolamento delle aree interne, insomma tutta una serie di dati economici, noi li abbiamo su base comunale e anche i RICA che sono accennati sono quattro dati rispetto, cioè poi non sono quattro per ogni anno, sono 500 dati per tutta la Campania, ma sono poco rispetto a tutta la variabilità che tu hai nel settore. Quindi abbiamo un grosso problema e noi già li stiamo tutti elaborando, quelli che vengono sia da Istat che Eurostat che alcuni RICA che siamo riusciti ad avere degli anni passati, diciamo, prima ancora di avere gli aggiornati, speriamo, dal CREA. Dati dell'inquinamento, questo è un aspetto nuovo, bisogna un attimo ragionare fuori da Grant Agreement, ragioniamoci se c'è qualcosa che possiamo portarci in casa grazie alle piattaforme che abbia un costo compatibile dal punto di vista anche nostro, informatico, eccetera, potrebbe essere assolutamente un'idea. Emissioni, assorbimento, anidride carbonica, faccio riferimento all'intervento di Rotundo. Allora, questa parte va fatta con attenzione. Noi abbiamo una grande richiesta da parte anche della DG Agri, più volte dal mondo agricolo, perché voi sapete anche nella nuova PAC attualmente in discussione Consiglio europeo e Parlamento, questo è un tema molto importante. Ovviamente non possiamo costruire il land support, non so se Marina sta qua. No, non possiamo costruire il land support un approccio diverso da quello istituzionale usato dal gruppo di Marina per l'Italia nella contabilità del carbonio. Quindi l'accordo con Marina è sì consentire delle contabilità, ma sulla base dei vostri dati di ISPRA. Il problema è che questo lo dovremo fare anche per Austria e Ungheria che hanno tabelle parametriche. Che come sapete l'ULUSIEF vive molto di cambi di destinazione d'uso dei suoli, cambio di uso del suolo. Scusate, tra praticamente collegate a dei parametri che ci raccontano da un punto di vista statistico, quindi non per forza sito specifico,
dal punto di vista del bilancio del carbonio, quel cambio di uso del suolo, che cosa comporta. Ecco, quindi noi useremo, inseriremo un tool su questo, però all'interno di questo chiaro punto di riferimento. Sicuramente nel progetto non abbiamo nessuna possibilità di darvi una mano a dire quanti impianti biogas c'è bisogno in considerazione degli allevamenti. Queste cose qua ci stai sopravvalutando, non ce la facciamo. Ora lascerei la parola a Giuliano, che ci accenna un attimo al discorso come può essere fatto all'interno della nostra piattaforma l'aggiornamento dei nuovi dati, ad esempio l'aggiornamento dei dati, e poi ad Angelo sul cambio climatico. Sì, in effetti sostanzialmente noi siamo partiti un po' dalle esperienze sul monitor, lì avevamo dati più che altro Copernicus ogni 3 anni, poi gli ultimi dati ISPRA, quindi soltanto sul territorio nazionale italiano, per ogni anno a partire dal 2015. Chiaramente anche lì in alcuni casi con dei problemi di coerenza temporale, perché magari anche, ci sono state anche delle differenze rispetto alla definizione di alcune classi, cosa era impermeabilizzato, cosa no. L'idea all'interno del progetto Land Support è quello di fare uso di questi dati Sentinel, che sono multibanda, diverse risoluzioni radiometriche, chiaramente anche diverse risoluzioni spaziali, 10 metri, 20 metri, 60 metri, e un tempo di ritorno abbastanza elevato, per cui tenendo ben presenti alcuni problemi radiometrici, copertura nuvolosa, eccetera, l'idea, o comunque l'ideale, quantomeno alla scala comunale, è quello di provare a mettere su modelli che fossero in grado di classificare questo dato Sentinel in un dato di imperviousness che consentisse un monitoraggio, adesso vediamo, insomma, su base mensile, trimestrale, comunque ad un dettaglio temporale che fosse più, diciamo, a più alta risoluzione rispetto a quello annuale attualmente disponibile. Però chiaramente sono degli approcci, appunto è un progetto di ricerca, sono degli approcci che stiamo provando a mettere a punto, insomma, vedremo cosa si riuscirà a fare, chiaramente anche con l'aiuto di ISPRA. Penso sì, di aver detto tutto sulla questione dell'ASO. La questione del cambio climatico, se non sbaglio, è uscita sulla questione delle vigne nomadi. Sicuramente la questione uguale è che gli agricoltori, diciamo, ne hanno già contezza. Cioè, in Valle Telesina la vite ha superato l'olivo, no? Cioè, naturalmente hanno spostato la vite al di sopra dell'olivo, perché quindi lo sanno, cioè, lo sanno, lo percepiscono, e mano a mano è salita. Quindi dal punto di vista nostro, io penso che lo strumento qualche informazione di pianificazione prima ce la può dare. Questo possiamo fare, ovviamente. Possiamo dire: attenzione, che quello può essere un territorio dove il cambio climatico potrà impattare più rapidamente, quindi ci sono queste zone dove non è il caso, per esempio, di spingersi con la vite, altre con altre colture. Insomma, ovviamente abbiamo parlato della vite perché questo è l'esempio, ma non riguarda solo quello. Quindi, assolutamente. La difficoltà sarà quanto di quelle simulazioni potranno essere fatte online e quante offline, dipende dalle potenzialità di calcolo, fino a dove ci spingeremo da questo punto di vista. Ma sta tutto diciamo, nella logica del progetto di accompagnare molte di queste analisi con delle analisi di scenario con il cambio climatico. Quindi, per cercare di prevedere quello che poi naturalmente succede, cioè, voglio dire, gli agricoltori, diciamo, lo sentono questo fatto, cioè fanno qualche errore, uno indovina e gli altri lo seguono, è un meccanismo di competizione, guardano un po' con occhio quello più innovativo, dice no, no, non lo faccio, poi l'anno dopo magari lo fa pure lui, insomma, se funziona. Insomma, funziona molto così, ovviamente, la gestione del territorio. Che insomma, non c'è niente di male, siamo fatti così, no? Anche nell'acquisto del televisore, siamo fatti così, non è che mo, non solo nella vita di se questa, diciamo, la questione che questa era la. Sì.